Oggi parliamo di depressione, depressione resistente al trattamento e era mia intenzione sviluppare questo argomento su tre aspetti principali. Che cos'è effettivamente la depressione resistente? Se rappresenta una realtà clinica evidente oppure se, come sostengono alcuni, si tratta di un cosiddetto mito. Il secondo aspetto, i meccanismi sottostanti la resistenza al trattamento e come terzo aspetto la depressione resistente e le possibili strategie per affrontare questa complessa realtà clinica. Molti ricorderanno questo storico lavoro di Murray e Lopez pubblicato sul Lancet qualche anno fa, ormai nel 1997, e nel quale si profetizzava una realtà, quella secondo cui nel 2020, entro il 2020, la depressione sarebbe diventata la seconda causa di disabilità al mondo. Beh, noi ci siamo avvicinati pericolosamente a questo e abbiamo superato questa profezia perché se voi andate sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, riuscite a constatare come la depressione oggi rappresenti la prima causa di disabilità al mondo. Oltre 260 milioni di persone nel mondo sono affetti da depressione. La depressione rappresenta quindi una enorme causa di disabilità. Rappresenta un motore che alimenta i comportamenti suicidari, e di questo poi parleremo più avanti nella lezione dedicata al suicidio. Le donne sicuramente hanno una maggior prevalenza di questa patologia rispetto agli uomini, e vi sono tutta una serie di rimedi da un punto di vista farmacologico e psicoterapico che possono essere messi in atto, lo vedremo adesso, per contrastare questa patologia. Ora, vi è una realtà che è relativa al fatto che almeno il 30% dei soggetti trattati per depressione nel mondo non rispondono o rispondono non adeguatamente ai trattamenti. Questo significa aumentato rischio di suicidio, significa perdita di produttività, significa costi sociali e umani enormi associati a questa patologia. E se noi mettiamo insieme la resistenza con la cosiddetta pseudoresistenza, più avanti la definiremo, arriviamo addirittura a un 60% di soggetti che non rispondono adeguatamente, appropriatamente ai trattamenti. E allora bisogna scavare a fondo nella natura di questa patologia e identificare la cosiddetta ricorrenza. Bene, la ricorrenza è propria di questa patologia e anche direi una sorta di tendenza alla cronicità nel tempo. Voi dovete sapere che dopo il primo episodio della malattia, almeno i due terzi dei soggetti non guariscono adeguatamente e anzi presentano delle ricadute poi nel tempo. Ma più andiamo avanti, ad esempio, la probabilità di ricaduta arriva a essere pari al 50% dopo un secondo episodio, per superare addirittura il 90% al terzo episodio della stessa malattia. Tant'è vero che in clinica molto spesso si usa dire che dopo il terzo episodio di malattia, beh, non c'è prognosi, perché sostanzialmente più di 9 soggetti su 10 ricadono nella malattia. Quindi la elevata ricorrenza, la precocità nell'insorgenza di questa malattia, la tendenza elevata alla cronicità e la frequente sovrapposizione con problemi di comorbidità sia psichica che somatica fanno sì che la depressione resistente rappresenti una realtà clinica assolutamente associata a disabilità e a compromissione psicosociale. Questo grafico fa vedere molto bene quello che abbiamo appena detto. Molti autori sostengono la cosiddetta natura neuroprogressiva della depressione, e con una maggiore tendenza alla cronicità andando avanti al crescere del numero degli episodi. Vedete, mentre ci troviamo di fronte al secondo episodio a quella che viene definita una subcronicità, una vera e propria cronicità è presente già a partire dal terzo episodio della malattia. E questo quindi ci dovrebbe anche mettere in guardia sull'atteggiamento terapeutico da tenere nel caso di queste depressioni che appunto già dai primi episodi andrebbero trattate in maniera continuativa dal punto di vista terapeutico-farmacologico. E quindi la ricorrenza, potremmo dire, utilizzando una metafora, è un po' come la morte che nello straordinario romanzo La morte di Ivan Ilic Tolstoi descrive molto bene, cioè una sorta di
di movimento diciamo così, ineliminabile che si avvicina inesorabilmente all'uomo, in quel caso appunto. Il personaggio di Ivan Illich, ben descritto da Tolstoi nel suo libro, anche qui utilizzando appunto questa metafora, la ricorrenza è qualcosa di quasi connaturato alla stessa depressione. Beh, così come possiamo dire che esistono una serie di testi di riferimento a proposito delle principali realtà cliniche che noi descriviamo, anche per la depressione resistente esistono due lavori storici che hanno in qualche modo evidenziato la nascita di questa realtà e l'hanno descritta in maniera assolutamente dettagliata. E sono i lavori di Norman Sartorius e Heinz Lehmann. Norman Sartorius, vedete che nel 74 pubblica questo lavoro in cui fa riferimento proprio a questa realtà della depressione resistente al trattamento, e Lehmann che appunto propone addirittura una classificazione clinica di questa realtà. Ecco, Heinz Lehmann è stato molto importante per i suoi contributi in ottica psicofarmacologica e ha definito molto bene questa realtà. Vedete, negli anni 70 già ne parlava. Parlava di una realtà clinica caratterizzata da soggetta a un trattamento di tipo assolutamente inadeguato. La descriveva in alcuni casi come una sorta di sindrome dalla traumatizzazione travolgente, la cosiddetta sindrome del survivor, di colui che è soggetto quindi a una vera e propria traumatizzazione. Ancora la descriveva come una patologia cerebrale organica. Lehmann era assolutamente convinto della eziologia, eziopatogenesi organica di questa patologia. Citava l'alcolismo come un fattore spesso associato a questa patologia, ma anche gli eventi di vita cosiddetti irrisolvibili, insieme a tutta una serie di costellazioni di fattori psicodinamici che venivano ben descritti appunto all'interno dei suoi lavori. In particolar modo una strutturazione di tipo depressivo della personalità, secondo Lehmann, poteva essere associata alla depressione resistente. Quindi qui potremmo dire che i lavori di Lehmann descrivono, e quelli di Sartorius molto bene, questa realtà, un po' come esistono dei testi storici per quella che potremmo dire è la storia dell'umanità, che sono i principi a matematica di Isaac Newton, la origine delle specie di Charles Darwin e il dialogo sopra i due massimi sistemi dell'universo di Galileo Galilei. Ho citato queste tre opere perché a mio avviso sono fondamentali proprio per la storia stessa dell'umanità, proprio perché hanno imposto un modo di vedere assolutamente diverso, da quello che era comunemente sentito.